occhi sorridenti, stropiccia le sue ali trasparenti. Ah, finalmente ho finito. È sempre una tale fatica. Squadra pulizie, halt! Oh, vediamo un po'. Bang, bang. Ah, questa è morta. Venite a prendere questa mosca. Agli ordini, colonnello. Oh, issa! Squadra, avanti, marsch! Aiuto! Lasciatemi! Cosa fate? Questo cadavere è ancora vivo! Ah, non importa! Salpeterà per un po' ancora, ma poi morirà! Tenetela ben stretta! Allora, cominciamo! Sì, parti! Un'altra volta! Pronti? Si parte! Sì, vai pure! Le formiche mi hanno fatto prigioniero! Ma insomma, smettila di gridare in questo modo! Tanto non serve! Aiuto! Da quando in qua le formiche catturano insetti vivi per il loro formicaio? Lasciatela subito! Le nostre riserve si stanno assottigliando! Ma un insetto vivo non potete immagazzinarlo! Quando un insetto cade svenuto, poco dopo muore! Aiuto! Aiuto! È una vergogna! È uno schifo! Aiuto! Lasciatemi, brutte formiche! Aiuto! Insomma, volete lasciarla o no? Devo tirare fuori il mio pungiglione! Mi hai proprio seccato, Maya! Buttatela via! Ai! Avanti, marsch! Che razza di modi quelle formiche! Questo sì che è stato un salvataggio in extremis! Oh, che sciocca, non mi sono nemmeno presentata, sono la mosca domestica Millie. Come prima cosa possiamo dire che sei una mosca fortunata, molto piacere, io sono l'ape Maya. Quale piacere, e tu chi sei? Io sono l'amico di Maya e mi chiamo Willy. Molto onorata, caro Willy. Ah, credo che sia di nuovo il momento. Dove posso... Qua
dentro, per esempio. No, 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 profuma troppo, quindi attira molte api. Ma potrebbe essere un bene. Sì, ma bisogna studiare la situazione. Scusami, Lì, che cosa stai cercando? Non lo immagini? Un posto adatto per deporre le mie uova. Che cosa? Ma certo! Ah, forse quello è buono. Sembra il posto ideale. Mm. Scusa, tutte queste uova le hai deposte adesso? Modestamente. L'importante è trovare il posto per le prossime. Non dirmi che sei pronta a fare altre uova. Ma certo, noi mosche domestiche ne facciamo almeno 500. Cosa? 500 uova? 500, vediamo dunque. 1, 2, 3, 4, non riesco a contarle. E pensate che sono ancora appena a mezza strada. Ah già, proprio su questa pianta ne ho lasciate una cinquantina qualche giorno fa, però non ricordo più il punto preciso. Cosa? Deponi le uova e poi ci dimentichi dove le hai messe? Questa è mancanza di serietà. Pensate che sia tanto facile ricordarsi dove uno ha messo 500 uova? Ah, forse sono lì, su quei fiori. Che cosa? Non ce n'è più nemmeno uno. Eppure sono sicurissima di averle lasciate su questi fiori, e precisamente sul quinto, cominciando dall'alto. Non capisco. Chi potrebbe aver rubato le mie uova, secondo voi? Dovrò ricominciare tutto da capo. Se vuoi, possiamo aiutarti a cercarle anche noi. Volentieri, è stato sempre il mio sogno. Questo non è un gioco, Billy, è una cosa seria. Va bene. Scusate un momento, torno subito. Questo è un posto ideale per deporre ancora qualche uovo. E saresti già pronta? Certo, prontissima. Perché no? E subito. Ecco fatto. E che fine faranno quelle che sono scomparse? Beh, sarei molto felice di poterle ritrovare, ma per il momento è più importante deporne delle altre, capite? Va bene. Allora tu pensa a deporre le tue uova e noi continuiamo a cercare quelle scomparse. Volete cercarle davvero? Ve ne sarei veramente grata, ragazzi. Per noi è un magnifico passatempo. Vieni, Billy. Sarà anche un passatempo. Ma dove pensi di cercarle, Maya? Non so, possono essere in qualunque posto. Quella stupida potrebbe anche ricordarsi dove lascia le sue stupidissime uova. Non dire così. Forse il vento le ha portate via o qualcuno le ha rubate. Tutto è possibile. Beh, certo. Oppure qualcuno se le ha mangiate. Anche questo è possibile, no? Dai, Maya! Cosa? Ah, che bello affare. Non dirmi che quelle sono le uova che cercavamo e che adesso dovremo raccogliere una per una. Certo, perlomeno le abbiamo trovate. Spero che tu ti renda conto del lavoro che ci aspetta, però. Ma che? Te l'ho già detto, per noi è solo un passatempo. Credi che siano tutte, che te ne pare? Non posso dirlo perché non vedo quante ne hai tu. Sono piena come un uovo. Ecco, adesso puoi vedere. Qualcuno mi ha tirato dei sassi. Anche a me, sulla testa. Sarà stata quella. Non mi sorprende affatto, quelle farfalle sono capaci di tutto. Che sistema è questo? Continui a volare come se non fosse successo niente. Ehi, farfalla, parliamo con te. Ma io non sono una farfalla, sono una falena. Ah? Ma allora quelli che ci sono arrivati in testa non erano sassi, erano uova. Mi sento distrutta. Ciao, falena. Mi dici perché getti via in quel modo delle uova che ti costa tanta fatica fare? Cosa hai detto? Non hai capito?
nulla, figliola. Io le spargo dappertutto proprio perché sono così preziose. Ah, ecco, siccome sono preziose le getta via dove capita. La cosa è molto semplice, ragazzo mio. Se deponessi le mie uova tutte insieme, sarebbero facile preda di qualche affamato. Mentre spargendole dappertutto è difficile che me le trovino tutte, hai capito? Ah, è così. Oh, sento che ce n'è pronto qualcun altro. Ah, però, come mai sono tutte insieme? Io le ho sparse come sempre dappertutto. Come mai si trovano tutte insieme adesso? Oh, ma allora quelle non erano le uova della mosca Millì? Ah, le avete raccolte voi, ragazzi. Ci perdoni. Pensavamo di far bene. Siete perdonati, purché me le spargiate di nuovo. Sarà fatto. Vieni. Tanta fatica per poi buttarle via. Sai che cosa ti dico, cara Maya? Che non mi diverto affatto. Via, ognuno per conto suo. Via, via a tutti. Allora me lo fai proprio per dispetto. Anche un uovo può essere cretino. E naturalmente non gli sembra vero di tornare con gli altri, è incredibile. Ascoltami bene, se non resti dove ti metto... E restaci. Billy, io ho finito. Io non ho finito, io sono finito. Comunque le uova di Millì non le abbiamo trovate. Ah, non credere che io pianga per questo. Molto bene, non c'è nessuno. Allora posso riprendere fiato. Ah, che faticaccia. Però ho fatto un bel carico. Beh, guarda un po' quello laggiù che cosa porta. Credi che le abbia fatte lui quelle uova? Ah, che aria fresca. Per me quello è maschio. Allora è difficile che le abbia fatte lui, vero? Già, quindi come si spiega che uno scarabeo maschio vada in giro con tante uova? Fa presto a nascere. Ehi, quello spera che da quell'uovo esca qualcosa da mangiare. Oh. Ora mi sente. Dove vai adesso? Quelle sono le uova della mosca Millì. Che cosa? Vorresti rubarmele? Speravi di farla franca. Cosa volete? Dove vai? Qua ci sono io. Sei stato scoperto. Certo, ormai ti abbiamo scoperto. Quindi ti conviene renderci le uova. Certo, quelle uova appartengono alla mosca Millì. Millì? Oh, come potete dirlo? Le uova sono mie. Ora sei anche bugiardo. Tu le hai rubate. No, cosa fate? Le uova sono mie, lasciatemi, ladroni, lasciatemi, ladroni. Fermi, lasciatemi, aiuto. Lasciate in pace quel poveretto. Le uova sono davvero sue. Avete sentito? Cosa? Le uova sono sue. Ma sì, è un coleottero acquatico. La moglie lo costringe a portare un po' a spasso le uova prima di depositarle. Credevo che la cosa fosse risaputa. Davvero? Non lo sapevamo. Finalmente! Sei tornato con quelle uova? Beh, muoviti perché sto per farne delle altre. Subito, mia cara. E un'altra volta che vi incontro cambio strada. Muoviti! Sì, sì, eccomi, tesoro. Qui si muore di caldo, ci vuole un'altra nuotatina.
qualcosa. Perché ti lamenti in questo modo? Cos'hai? Ti aiutiamo noi. Volevo deporre delle uova, ma sono scivolata a testa in giù e il pungiglione mi si è conficcato nella ghianda. Io non ti capisco. Volevi deporre le uova in quella ghianda? È chiaro, è quello che faccio sempre. Non dirmi che un'ape non sa queste cose. Ah? Ma le ghiande sono durissime. Come fai a metterci dentro le uova? Così. Brava! Che fenomeno! Molto bene! E adesso? Bravissima! Abbiamo proprio sentito le uova cadere! Zanzara, permetti che diamo un'occhiata? Prego, prego, ma tanto non vedrete nulla perché sono giù in fondo al buio. Può averle nascoste qui, non credi? Forse hai ragione, ma stavolta credo che dobbiamo accertarcene prima. Di chi sono queste uova, per favore? Il padrone di queste uova si faccia avanti. Scusa, Cicala, quelle uova laggiù sono tue, per caso? No, no, il mio uovo è qua dentro. Scusa tanto, hai perduto qualche uovo, per caso? Ci guardo subito. No, caro, ti ringrazio. Scusa tanto, quelle uova laggiù appartengono a te, per caso? Non credo, ma ci guardo per sicurezza. No, come pensavo, le mie ci sono tutte. Io le mie non le abbandono un momento. Anche le mie sono tutte qua. Le nostre sono in questa palla di sterco, quindi chiedi a qualcun altro. È molto strano. Non appartengono a nessuno. Prova evidente che sono quelle della nostra amica Millie. E ora che succede? Guarda, le uova stanno scoppiando tutte. Aspettate da vostra madre. Ti accompagniamo noi. Sì. Guarda, ci stanno venendo dietro. Pensa alla sorpresa di Millie. Ho proprio una fame da grillo talpa. Devo trovare qualcosa da mangiare. Lassù c'è una bella mosca. Oh, se mi riuscissi di prenderla. Queste sono le ultime. Finalmente ne ho fatte 500. Mi è sfuggita quella maledetta dannazione. Che figuraccia! Me la sono scampata per miracolo da quel perfido ragno. Oh!
tanto occupata a deporre le uova che avevo dimenticato un piccolo dettaglio. I nostri piccoli, appena usciti dall'uovo, si infilano sottoterra per qualche giorno. E così, mentre io cercavo le uova che pensavo di avere perduto, le mie larve erano già sottoterra. Avete capito adesso, bambini? Scusatemi se vi ho preoccupati un po' senza motivo. E pensare che Maya sta ancora cercando quelle uova. Avanti, non fate tutto questo chiasso, piccolini, e non vi allontanate da vostra madre. Siamo qui, Millì, abbiamo trovato i tuoi bambini. Guarda, non sono un amore questi piccoli. Maya, tu sei impazzita! Quelli sono i piccoli del terribile ragno crociato! Cosa? È possibile che tu così carino sia tanto pericoloso? E poi le mie uova le ho trovate io stessa, cara. Dici davvero? Aiuto! Hai visto? Che cosa ti avevo detto, Maya? Ma insomma, lasciatemi in pace! Volete andarvene, bestiacce? Via, via! Lasciatemi, basta! Guardate che roba! Che non vi venga mai in mente di mettervi a giocare con i piccoli del ragno crociato, avete capito? Dai, forza, Maya! Forza! Ma insomma, ci mancava anche questo guaio, Maya! Forza, Maya! Forza, Millì! Via, via! Lascia il mio piede! Maya, Maya, cosa fai? Ah, perché mi lasci solo con questo branco di belve? Maya! Che roba! Eccoli là i figli di Millì! Arrivederci, Maya! Arrivederci! Arrivederci, Millì! Arrivederci, cerca di ricordare dove metti le uova! Allora, piccoli, partiamo anche noi adesso! Vola, vola a casa la Pemaia, dopo un viaggio nel Perù. Ha comprato un flauto, una chitarra, per il bruco e la farfalla blu. Ha portato un etudi torrone, per far pace con il calabrone. Sotto l'albero della festa, questa sera ci sarà un'orchestra. La Pemaia danzerà. Pemaia, ti ritorno dal Perù, compro un piffero sull'Himalaya e di miele a Cefalù. Sotto il riflettore della luna, senza nuvole ma che fortuna, le ranocchie ad una fanno salti di felicità. La Pemaia danzerà nel cielo e il grillo canterà.